ironia, autoironia verso le donne. Un'autoironia che va sicuramente, ma qui il discorso si allargherebbe troppo, va sicuramente riconquistata perché diventa l'anticamera della consapevolezza, ma questo ancora in pochi lo percepiscono e iniziative come queste servono sicuramente alla riflessione. Allora, i prossimi appuntamenti, velocemente, così diamo anche qualche indicazione agli edicolanti, soprattutto quelli romani che ci stanno ascoltando e che magari vogliono abbracciare questo progetto e vogliono dare il loro contributo. Mi farebbe molto piacere, anzi spero che possiate trovare persino uno spazio settimanale per potervi informare e magari far parlare direttamente chi è andato in scena per raccontare gli stessi spettacoli o gli incontri che abbiamo fatto. Insomma, se ci sarà questo spazio e questa possibilità di interlocuzione con chi ci ascolta, la cosa veramente ci farebbe un immenso piacere. Prendiamo al volo l'offerta già dalla prossima settimana, quindi avremo uno spazio di 10-15 minuti, va bene? Ah, bene, benissimo. No, se per te va bene 10-15 minuti, magari... Assolutamente. No, assolutamente, lo dico perché... Anzi, ti ringrazio di questa offerta perché, ripeto, e spero che faccia piacere anche a chi ci ascolta, perché quello che è proprio il nostro scopo non è solamente divertirci e andare in scena, ma proprio quello di poi fare sì che questo sia un veicolo, un mezzo, non un fine, per poter stabilire un contatto con i cittadini, con chi lavora nel quartiere. Quindi insomma, assolutamente una bellissima proposta di cui ti ringrazio. L'offerta è incassata, anche perché una cosa che non abbiamo detto e che va sottolineata, quindi tento per la terza volta di chiudere il collegamento, ma come vedete non ci riesco perché i temi sono tanti. Allora, no, anche perché questo progetto forse per qualcuno sembrerà strano, ma è completamente autofinanziato. Esatto, è completamente autofinanziato, proprio stiamo lavorando sulle nostre forze, abbiamo anche aperto un crowdfunding, questa parola inglese terribile che sì, però noi traduciamo anche come colletta. Per raccogliere, diciamo, permettere a tutti di contribuire, chiedere un sostegno anche a chi apprezza questo progetto. Naturalmente appunto i crowdfunding si fanno sulle piattaforme digitali, quindi la nostra è quella usata da tutti, produzionedalbasso.com, il progetto è Parla con lei, e lì è possibile versare un contributo che noi diciamo sempre è veramente sufficiente poco, basterebbero 5-10 euro, ma da tanti, perché vuol dire che tanti hanno conosciuto e apprezzato questo progetto, piuttosto che una cifrona da pochi. Assolutamente l'idea della colletta è proprio questa, dare poco ma in tanti. Questo vorrebbe dire aver raggiunto lo scopo, insomma. Allora, per lo spazio Moreccia in Apiotta, io volevo dire che forse gli edicolanti possono contribuire non con la piotta classica, ma con come dire, magari offrendo il proprio spazio pubblicitario dell'edicola a questa iniziativa. Quindi segnalateci la vostra disponibilità in maniera tale che poi attraverso questo spazio si possa far propaganda a parla con lei, che è davvero interessante e devo dire è nell'interesse di tutti alla magari, fine sostenere. Per me, nella mia generazione, l'edicola è proprio la colonna portante dei quartieri, quella a cui chiedi la strada, a cui chiedi tutte le informazioni, quindi non dire per così. Me l'edicola rimane proprio il cuore dei quartieri. Va bene, allora ci siamo riusciti, abbiamo chiuso questo collegamento e io ringrazio Anna Maria Bruni. Aspetta, fammi dire solo una cosa, eccolo. Invitare tutti a vedere il laboratorio, giusto, della vagina, come potete capire dal titolo, una grandissima provocazione sul tema delle donne, appunto, molto molto divertente ma anche molto intelligente, ironico, e che tocca anche una punta drammatica parlando degli stupri di guerra soprattutto e anche delle aggressioni che ci siamo confrontate, di cui nessuna di noi è purtroppo stata salvata. Immune. E
e vanno in scena, va il laboratorio della vagina, va in scena l'ultimo weekend di ottobre e il primo di novembre, quindi 27, 28, 29 ottobre e 3, 4, 5 novembre. E in quali posti? Sempre Teatro Città, sì. Via Guido Figliolini 18. Sì, è molto facile da raggiungere perché sta a fianco all'ufficio di collocamento provinciale. Ci si arriva con la metropolitana, si sbarca a Subacusto, a Cinecittà, due passi a piedi, oppure l'autobus che è pronto lì vicino e ci si arriva dopo un paio di minuti, insomma. Questo per dare qualche indicazione da Tom Tom. Bene, allora chiudiamo il collegamento con Anna Bruni, a risentirci a presto. Quindi abbiamo forgiato insieme un nuovo spazio, una nuova rubrica dedicata alla violenza contro le donne, e buon lavoro e buon ascolto. Grazie a tutti, grazie a te Fabio. Music is a big real affair. Touch your mirrors on the latest stand. Get my meals just a free dish out and camouflage while I'm missing. Process while we are sleeping, and when we keep on scheming, methods to feed us demon. Our inspiration founders, we just resort to stealing. We'll be right back.
Chiudiamo qui anche questa prima giornata di programmazione di questa settimana che inizia oggi, 16 ottobre 2017. Abbiamo affrontato davvero temi interessanti, devo dire, grazie anche alla denuncia di Luca Simeoni su quanto sta accadendo a proposito della distribuzione nella zona di Rieti. Nel pomeriggio esaureremo il podcast che riguarda questa denuncia, così potrà girare nelle varie pagine Facebook degli edicolanti e sottolineare ancora, come ancora una volta la distribuzione dà una cattiva, davvero una cattiva immagine di sé, sfruttando l'evento del terremoto poi per alla fine chiudere l'edicola. Bene, allora vi ringrazio per l'ascolto, l'appuntamento domani mattina come al solito alle 9.30, la traccia musicale alle 10 GR e rassegna stampa. Un saluto a tutti da Fabio Sebastiani.